Ciao, io sono Robin, sono un fotografo freelance da diversi anni e ti do il benvenuto nel mio canale. Se è la tua prima volta qui, devi sapere che questo è un canale che tratta principalmente di fotografia. È un canale relativamente nuovo, ho fatto alcuni video di diversi shooting in cui vi portavo con me durante i miei shooting, soprattutto in esterna. Ho fatto, mi sembra, 9 episodi, ma un paio di anni fa, e ho poi mollato e ho smesso di fare video e sono ritornato adesso, siccome sono un grande fruitore di YouTube, vorrei dare anche la mia visione, portare anche la mia visione della fotografia su questa fantastica piattaforma che è YouTube. Ci sono alcuni format che porto avanti, potete trovarli nel mio canale, ve li metto qui da qualche parte, ma ci sono anche dei concetti di cui vorrei parlare, nonostante ci siano molti video su YouTube che trattano questi temi, come ad esempio il video di oggi. Vorrei darti dei consigli concreti per migliorare in fotografia. Non saranno dei consigli banali o quelli che puoi aspettarti, perché di questo tipo di consigli ne puoi trovare tantissimi sul web e tantissimi anche su YouTube. Vorrei quindi oggi darti i consigli che secondo me, che personalmente, possono davvero aiutarti a migliorare la tua fotografia. E sono dei consigli che io ho maturato negli anni e nella mia esperienza. Foto non mi piacciono. Non ho abbastanza tempo per fare fotografia o per migliorare con la fotografia. La mia fotocamera è vecchia, non fa delle belle fotografie. Non so che cosa fotografare. Non ho più motivazione. Non c'è niente intorno a me che io posso fotografare. Il primissimo consiglio che voglio darti riguarda la tua routine giornaliera, riguarda la tua quotidianità. Se vuoi davvero migliorare in fotografia, puoi farlo anche nei momenti in cui non hai una fotocamera in mano. Tutto ciò che ti circonda può ispirarti, e non sto parlando solo di cose visuali, anche un odore può ispirarti qualcosa per realizzare una fotografia. Tutto sta nella tua sensibilità di riuscire a tradurre quello che tu senti in un'immagine. Certo, ho detto tutto e niente, ma solo tu puoi ragionare su quello che ti sto dicendo e riuscire a trarne qualcosa che davvero possa aiutarti a migliorare con la tua fotografia. È un consiglio un po' astratto, ma lo saranno tutti quelli che ti darò in questo video, perché trovo che in realtà i consigli legati a sviluppare la tua fotografia, non la fotografia nel mondo in generale, sono i consigli migliori che un fotografo possa ricevere. Quindi ricordati, la prossima volta che ti stai annoiando e sei in una situazione di noia, prova a guardare quella situazione con un altro occhio, col tuo occhio fotografico. Ci saranno dettagli, ci saranno odori, ci saranno suoni che ti rimanderanno a qualcosa che tu puoi sempre tradurre o che tu puoi usare, sfruttare quelle cose per ispirarti ad una fotografia. Quello che ti sto dicendo non è che tu da un odore crei un'immagine, ma da un odore crei magari un mood, ti vengono in mente magari dei colori, ti vengono in mente magari delle pose. Tutto questo poi puoi spingerlo verso una fotografia e tutto sta nella tua creatività. Ovviamente sto parlando nel mio ambito specifico che è la ritrattistica. Questo è un consiglio che ho deciso di mettere come primo perché trovo sia molto importante e vada contro tutte quelle persone che soprattutto all'inizio dicono: io non ho tempo di scattare, io ho un lavoro dalle 8 alle 17, da lunedì a venerdì, io non ho tempo di scattare, il weekend voglio riposarmi. Non sono qui per fare il motivatore e dirti che tu hai molto tempo per andare in realtà a fare le tue fotografie e a migliorarti. Proprio per questo ti dico che tu in realtà puoi migliorarti, ma non devi necessariamente avere la fotocamera in mano. Ricordati che tu prima di tutto sei un fotografo e fai delle fotografie con la mente, con i tuoi occhi, con le tue sensazioni e non con la fotocamera. Il secondo punto che vorrei trattare riguarda sempre l'ispirazione ed è un tasto dolente per molti di noi. Dico noi perché ci sono anch'io dentro in pieno. Un consiglio che vorrei darti è: cerca di non prendere ispirazione da Instagram o da TikTok o dai social network che ti appare davanti. Che cosa significa? Su Instagram prendo Instagram come esempio perché è il social network che utilizzo personalmente di più. Su Instagram vediamo per il 90% lo stesso tipo di fotografia, perché ovviamente un social network funziona a trend, le persone cercano di fare delle fotografie che effettivamente funzionano su un social network. Quindi se noi scrolliamo la home, sei un fotografo e quindi ti appaiono molte foto sulla tua home, noterai che tantissime foto si assomigliano tutte e il rischio è che tu possa finire a fare proprio quel tipo di fotografia. Ci sono passato. È una cosa che davvero ti uccide l'ispirazione, uccide la tua creatività, e
bisogna riuscire a staccarci da questo. Come facciamo a staccarci? Come ho fatto io a staccarmi da questo? Metti mano al tuo portafoglio e compra dei libri di fotografia. Questo è un consiglio davvero prezioso che voglio darti, ma sono sicurissimo che è anche una cosa che tu farai dal primo momento in cui ti scoccherà la scintilla. Dal momento che tu comprerai il primo libro di fotografia, ne vorrai tantissimi altri, ma non perché sono semplicemente belli, ma perché se ami davvero la fotografia, quello che ti dà un libro di fotografia è molto di più di quello che può darti la pagina Instagram di un fotografo anche molto bravo, ma che tu la stai guardando su un telefono e su un social network. Quando puoi sfogliare quelle pagine e quindi sentire l'odore del libro, vedere le immagini più in grande, poter toccare effettivamente quella carta in cui c'è impressa un'immagine, tutto questo ti fa sognare e ti fa venire davvero voglia di fare delle fotografie e quindi anche di ispirarti. La motivazione è importantissima in questo. Lo so che siamo ancora in un punto molto astratto, ma io trovo che queste siano davvero le cose che poi fanno un fotografo e creano davvero una persona che abbia consapevolezza della propria fotografia e non una semplice persona che ha imparato a scattare, perché diciamocelo, la tecnica fotografica non è così complicata. Scattare una fotografia non è così difficile. Basta capire delle basi di un qualsiasi software di editing, comprare dei preset addirittura e essere dei bravissimi fotografi da Instagram. Ma tu che cosa vuoi davvero? Vuoi essere questo? Quindi questo mio secondo consiglio barra appunto è proprio legato al cerca ispirazione non sui social network, ma prevalentemente sui libri. Con il terzo punto vorrei rispondere a tutte quelle persone che sento dire non so che cosa fotografare. Se ti è già successo o ti capita di dire questa frase, probabilmente ti stai focalizzando sulla cosa sbagliata. Spesso ci dimentichiamo che la fotografia non è solamente un guardare qualcosa e ritrarlo. È molto di più. Le sensazioni che derivano da una fotografia sono molto più importanti di come oggettivamente quella fotografia è stata impressa sul tuo sensore, su una pellicola, dove tu vuoi. Grandi fotografie rimaste nella mente delle persone, nella storia, sono quelle che parlano tantissimo, che hanno da raccontare e che spesso oggettivamente non sono così fantastiche a livello di tecnica o a livello visivo anche. Questo per dirti di ricordarti che tu non sei qui con la tua fotocamera per fotografare le cose belle del mondo. Tu sei qui per fotografare le cose, prima di tutto, che tu vuoi fotografare, che tu noti, perché la cosa più bella quando conosci un fotografo nuovo è capire come lui guarda il mondo, capire qual è il suo sguardo verso determinate cose. E quindi ricordati di fotografare quello che tu senti e non quello che tu vedi. Ti assicuro che è un esercizio molto importante e anche molto soddisfacente. Se sei nella situazione di dirti che non sai che cosa fotografare, la prossima fotografia che scatterai, impuntati che non sarà legata a una cosa che tu noti che è esteticamente bella e quindi vuoi fotografarla, ma sarà qualcosa che ti suscita delle emozioni. Magari tu ti dirai: ma come faccio a fotografarla quella roba? È o brutta o è difficile da prendere con le classiche, diciamo, inquadrature che abbiamo in mente? Avrai sicuramente tantissimi problemi dietro alla fotografia di questo soggetto, ma tu provaci, fai anche una foto brutta, ma vedrai che le emozioni che quella foto ti ha dato potrai poi metterle in tante altre fotografie che tu farai nel tuo futuro, anche legate a cose che esteticamente ti piacciono, ma quando metti quell'emozione in più, la tua fotografia cambia davvero. L'ultimo punto che vorrei trattare con te è legato al tuo lavoro passato. Lo so, capisco che spesso sia difficile guardare le nostre vecchie fotografie o i nostri vecchi lavori, semplicemente perché proprio magari reputi meno bravo e quindi non è un po' un calcio nel sedere di autostima quando guardiamo dei vecchi lavori fatti. Voglio dartelo come consiglio legato all'importanza non di sapere dove sei arrivato, non di vedere quanto tu sia migliorato, ma l'esercizio fondamentale da fare è guardare quella fotografia, cercare di ricordare quale sensazione hai provato legato a quella fotografia. Perché è una cosa che non facciamo mai, quando guardiamo un nostro lavoro vecchio, lo so, sei un fotografo fissato, se guardi un lavoro vecchio, i tuoi primi pensieri saranno sicuramente: oh, ma ho tagliato il gomito, oh, ma quella cosa potevo farla meglio, i colori fanno schifo. Andrai subito a criticare delle cose che esteticamente nella foto non ti piacciono, che tecnicamente tu hai sbagliato, ma come è giusto che sia, eri all'inizio magari del tuo percorso fotografico. Cerca invece di attaccarti alle sensazioni che senti e alle sensazioni che tu hai provato quando hai scattato quella foto.
foto. Te le ricordi ancora? Se senti qualcosina, pigliati e cerca di tornare in quei momenti. Facendo ciò, riuscirai ad esplorare una parte di te molto importante e che spesso rimane un pochettino troppo nascosta dentro di noi. È quella persona dentro di noi che sta imparando la fotografia. È quella persona che tu abbia 60 anni e 40 anni di esperienza alle spalle. C'è ancora, perché c'è sempre qualcosa da imparare, c'è sempre qualcosa che noi possiamo prendere come fonte di ispirazione o anche semplicemente come consiglio. Quindi ascolta bene quelle sensazioni, ascolta bene quella persona dentro di te che sta imparando e che stava imparando, perché può dirti davvero tantissimo sul fotografo che tu sei oggi. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, spero ti possa essere utile. Lo so che sono tutti concetti molto astratti, ma io vivo di questo. Io quando apro un video di YouTube con 5-10 consigli su come migliorare la fotografia e mi parlano di diaframmi, mi parlano di nuovi software, io davvero non capisco come possa migliorare come fotografo avendo queste conoscenze. Quelle conoscenze le impari in 10 minuti e a me personalmente non danno niente. Danno qualcosina alla mia tecnica, ma io non farò una foto migliore perché so usare meglio un software o perché so usare meglio la fotocamera. Usare meglio la fotocamera, imparare la tecnica, serve solo per essere più veloci. Quindi è ovvio che se tu sei un professionista che lavora in un ambito sportivo, studiati bene la fotocamera che tu hai in mano perché ti servirà. Io, oltre ai miei progetti, sono anche un fotografo freelance, io devo conoscere bene la mia fotocamera, ma lo studio che ho fatto sulla fotocamera fisica che mi sta riprendendo in questo momento l'ho fatto non per crescere come fotografo dentro di me, per portare avanti i miei progetti. L'ho fatto per necessità, perché sapevo che determinati lavori mi avrebbero portato a dover usare la fotocamera in un certo modo. Bisogna scindere queste due cose e capire che la tua crescita artistica non è legata al mezzo, che in questo caso è la fotocamera. Detto ciò, spero che i consigli che ti ho dato possano farti scattare una scintilla o farti magari riflettere su alcune cose. Se banalmente ti fanno pensare, io sono felicissimo ed il mio intento è proprio questo. Bene, io ti ringrazio se sei arrivato fino a qui, ti ricordo che mi fai un grandissimo favore se lasci un like e ti iscrivi, magari lasciami anche un commento con qualche ideina che potrei portare qui sul canale perché sono appunto un po' agli inizi. Spero di riuscire a mandare avanti questa cosa del un video a settimana, quindi sono molto apprezzati i consigli perché davvero le idee sono la cosa più difficile da tirare fuori. Ho diversi format che ho iniziato che porterò sicuramente avanti, però trovo che trovare sempre nuove idee magari collegate ad una community sia molto bello. Ed eccoci alla fine, ti ringrazio di nuovo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!